Da oggi, nei fatti, niente più interventi al reparto di chirurgia dell'ospedale di Pagani. Le ristrettezze economiche determinate dai tagli operati dalla Regione Campania consentiranno interventi solo il venerdì e comunque solo per neoplasie non differibili. Una situazione insostenibile della quale stamane gli utenti dell'Andrea Tortora sono stati informati attraverso un comunicato sindacale con il quale si è spiegato che a causa del totale annullamento delle ore di straordinario gli anestesisti potranno garantire solo prestazioni in elezione, cioè già programmate da tempo. Sul punto la specificazione del dottor Maurizio D'Ambrosio, direttore sanitario del presidio Nocera Pagani. Non abbiamo abbastanza soldi, ci ha detto telefonicamente, e per questo non si può sostenere l'impegno spesa di tutti gli straordinari. Sul caso specifico degli anestesisti di Pagani ha poi spiegato: il personale è numericamente insufficiente e deve inoltre garantire il turno di guardia medica presso il pronto soccorso. Voce grossa dei chirurghi in servizio a Pagani che non ci stanno al nuovo assetto degli interventi. Mercoledì sera un vertice tra il direttore del presidio e il commissario De Simone.